Avviso ai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico, che hanno una buona direzione e un grande impegno. Avviso ai magistrati di Siracusa, avviso al sindaco di Noto. Nell'ottobre del 2019 una mostra importante, non presentata da me, ma che io andai a visitare e che mi sembrava ricca di opere significative, soprattutto del tempo delle avanguardie, fu oggetto di una denuncia o di una posizione, non so da chi assunta, forse di una fondazione, che indicò una serie di opere ritenute false. Non lo erano, non lo erano. Io l'ho detto anche in occasione di un incontro ufficiale con il sindaco, tornando su questa materia, quando arrivò la Muccidia di Guttuso con altri capolavori a una seconda mostra a Noto. Ho difeso l'organizzatore, che si chiama Filippini, che non è una persona competente, ma un organizzatore, ma conoscevo i collezionisti, in particolare un grande collezionista che si chiama Massimo Carpi, a cui alcuni esperti dei tribunali possono soltanto baciare le scarpe, che è stato mortificato, gli hanno sequestrato 14 opere, le hanno fatte passare per false sui giornali e oggi, alla fine, con tutte le certificazioni, le opere sono state restituite. E sono autentiche, come io ho detto, caro amico sindaco, cari carabinieri del nucleo, cari magistrati. Le vicende le conosco bene, mi sono occupato sempre di questo. Ci può essere un errore delle attribuzioni per quello che riguarda l'arte antica. Io non mi sono mai consentito di sbagliare. E naturalmente, se ho sbagliato, è stato certamente in buona fede. Anche in questo caso, io ho visto le opere, i miei occhi funzionano, gli studi mi davano una credibilità rispetto a quello che vedevo. Oggi Massimo Carpi e Filippini hanno ottenuto una ragione. E però con una qualche amarezza, perché nessuno gli ha chiesto scusa. Sono stati sputtanati sui giornali. La Sicilia ha scritto, e ovviamente, come ogni volta che accade che ci sia qualcosa che ha a che fare col falso, con l'idea di un giallo, con l'idea di un atteggiamento comunque criminale, anche senza responsabili. Mi scrive Massimo Carpi: caro Vittorio, ringraziando per la passione con cui hai difeso la mia posizione nei confronti della Margozzi, ecco questa Margozzi, sovrintendente, esperta incompetente, chiamata per Modigliani, chiamata per qualunque artista di cui nulla sa, ha dichiarato false le opere vere. Deve essere processata lei, cari magistrati. Un tecnico che sbaglia deve essere processato perché ha messo la sua scienza nella direzione sbagliata. L'ignoranza della Margozzi è clamorosa. Nessuna competenza su questo artista, in particolare certamente su Modigliani, ma la posizione di Carpi riguarda in larga misura delle opere del grande futurista Balla, su cui altri sono incompetenti, non certo la Margozzi. Raccomando ai magistrati di chiamare competenti che abbiano mostrato in una certa materia di aver fatto studi, non generalisti incapaci e volti a vedere il falso anche dove non c'è. Io ho difeso la verità. La Margozzi, perito del tribunale, ha detto una bugia, ha mentito. Va processata lei. Quindi, cari magistrati, oggi che le opere sono state restituite, noi possiamo compiacerci della esito felice di questa vicenda, del lieto fine. E però, con amarezza, mi dice Massimo Carpi: domani mi saranno restituite le ultime quattro opere delle 14 che mi furono sequestrate nell'ottobre del 2019. Nessuna scusa dai pubblici ministeri di Siracusa, né dall'esperto, dal tecnico che ha fatto la perizia sbagliata. E quello che è accaduto ha segnato Massimo Carpi, è rimasto impresso nella sua mente. Mi scuso io per uno Stato che è incapace di restituire giustizia, perché una volta che hai fatto un errore, chi ha fatto quell'errore deve scusarsi e pagare. Cara Margozzi, è arrivato il momento che tu risponda dei tuoi errori. Cari magistrati, abbiate la compiacenza di chiedere scusa
a Massimo Carpi. E ai carabinieri chiedo, avendo lavorato con loro per tanti anni, dai tempi del generale Conforti, di non ascoltare il primo pubblico ministero, di non ascoltare il primo perito, di non credere che sono autentiche opere false e false opere autentiche. Spesso clamorosi ritrovamenti fanno pensare, ecco, abbiamo ritrovato Goya, Leonardo. No, ci vuole prudenza, siate prudenti. Voi avete il compito di verificare con intelligenza, attraverso i periti veri, la verità delle cose. Non scambiate le opere false per vere, non scambiate le opere vere per false. Onore a Massimo Carpi.